Urgente la nomina dell'autorità portuale. A tornare sull'argomento alla sezione nautica di Confindustria, che richiama Comune e Regione a trovare un accordo a rischio investimenti e accesso ai fondi del PNRR. Percepivano il reddito senza averne diritto. Due stranieri sono stati scoperti da carabinieri. Entrambi avevano mentito sugli anni di residenza in Italia per ottenere il reddito di cittadinanza. Stralciato il progetto del centro raccolta, l'assessore Pierucci ha confermato che non verrà realizzato il CRF nell'area del magazzino, soddisfatto il comitato del Lido. Iniziati i lavori per il villaggio anziani, è stato aperto il cantiere per la realizzazione della struttura finanziata dalla Fondazione Pezzini con un investimento di 3 milioni di euro. Per lo sport, hockey vittoria nel finale per l'hockey forte. I padroni di casa conquistano la vittoria contro il Sarzana per 3-2 con il gol partita di Rubio a 28 secondi dalla fine. Ben trovati a questa edizione di TG9 Versilia. Dunque, si continua a parlare della nomina del direttore dell'autorità portuale. Questa volta a intervenire è la sezione nautica di Confindustria Toscana Nord. Secondo gli imprenditori non si può più attendere. Abbiamo bisogno di un governo dell'autorità portuale che sia effettivo e che sia vigente, e non un commissariamento, perché in un regime di commissariamento ovviamente non possiamo pretendere le risposte che vorremmo e che sono state date poi dall'autorità portuale quando era, diciamo, ordinariamente rappresentata e governata. È duro il richiamo del mondo della nautica alla politica regionale e comunale affinché termini la diatriba sul nome del nuovo direttore dell'autorità portuale regionale. Confindustria chiede che si esca dall'impasse che perdura da più di un anno e che rischia di tagliare fuori Viareggio dalla partita dei fondi del PNRR, a cui stanno attingendo altri porti limitrofi che ricadono sotto l'autorità portuale nazionale. Ci sono tanti aspetti che devono essere gestiti nella quotidianità della nostra portualità, oltre che per le aziende della nautica, per l'indotto e anche per diciamo, la gestione corretta di quella che è sia le banchine che le darsene. Inoltre ci sono tanti aspetti che possono far arrivare a Viareggio, al porto di Viareggio, dei fondi che sono stati, diciamo, previsti dal PNRR. La partita sul nome che dovrebbe trovare d'accordo il presidente della regione e il sindaco di Viareggio è sotto tutti gli aspetti una partita puramente politica, ma gli imprenditori, senza voler entrare in queste dinamiche, chiedono che la scelta ricada su una figura competente in materia. Noi abbiamo bisogno di una persona che sia tecnicamente preparata, che conosca bene le dinamiche della nautica, della portualità e ovviamente sia un soggetto che sia abituato a condividere e a lavorare insieme, anche insieme alle imprese della nautica, per quanto riguarda il governo del nostro territorio e in specifico del nostro porto. Non vedo altre soluzioni. Adesso veniamo all'andamento del contagio nel bollettino regionale. I nuovi contagiati in regione Toscana sono 3.691, con un tasso di positività che rimane pressoché stabile al 10,8%. Calano i ricoveri con 1.089 posti occupati e le terapie intensive aumentano di un'unità con 70 letti occupati. I decessi sono stati 20, 3 in provincia di Lucca, che vede 514 nuovi contagiati. Passiamo alla cronaca, perché i carabinieri in Versilia hanno scovato due stranieri che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Nel corso di una rete di controlli da parte dei carabinieri sono finite nei guai due persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne il diritto. I carabinieri delle stazioni di Pietrasanta e Lido di Camaiore, supportati da quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lucca, hanno infatti scoperto e denunciato per illecita percezione del reddito di cittadinanza due soggetti di origine straniera, che in totale hanno percepito quasi 10.000 euro. I militari dell'arma hanno verificato che due, all'atto di presentare la domanda per ricevere il reddito di cittadinanza, avevano dichiarato falsamente di essere residenti in Italia da oltre 10 anni, riuscendo così a percepire indebitamente il beneficio per diversi mesi.
Al termine degli accertamenti, sono dunque stati denunciati per illecita percezione del reddito e sono state avviate le procedure per bloccare l'erogazione dei soldi e il recupero delle somme percepite. Intanto proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio di competenza i controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Viareggio per accertare eventuali altri casi di percezione illecita del reddito di cittadinanza. A Camaiore è cancellato il progetto per il centro raccolta rifiuti che era stato ipotizzato nell'area del magazzino, a quanto emerso durante la trasmissione Per Contro andata in onda mercoledì sera. Il centro di raccolta rifiuti di Lido di Camaiore non si farà più. Lo ha annunciato il vice sindaco Marcello Pierucci, certo, ospite dell'ultima puntata di Per Contro su Noi TV, che ha visto in collegamento Gianni Coladini, presidente del comitato Lido, che lo scorso anno, grazie ad una raccolta di 3.000 firme, aveva stoppato il progetto. Inizialmente ridotto e congelato, destinato poi ad essere realizzato alle bocchette e adesso addirittura cancellato. E questo, ha sottolineato Pierucci, grazie alla fusione, ancora tutta da concretizzare, fra le due società dei rifiuti della Versilia, Ersu e Sea, che consente di usufruire dei due impianti già esistenti, quello di via Olmi a Pietrasanta e quello di Poggio Aleviti a Viareggio. Io credo che a questo punto veramente il centro di raccolta nel nostro territorio non serva più. Nel piano anche di fusione praticamente ormai la previsione sono due centri di raccolta, uno a Poggio Aleviti e uno a Pietrasanta. Quindi direi che ormai l'ipotesi di un centro di raccolta al Lido di Camaiore è da ritenersi abbandonato. La novità di oggi è che questa fusione può portare chiaramente a un meccanismo comprensoriale che è sia su Viareggio e che sia su Pietrasanta. Questa ipotesi chiaramente anche per le vicende Camaiore Viareggio era impensabile un anno e mezzo fa. Oggi c'è un clima, mi sembra, anche più sereno, siamo vicini a un cambio di amministrazione. Pierucci, candidato sindaco del centro-sinistra alle prossime elezioni, ha incassato le critiche del comitato e ha ammesso che qualcosa in più può essere fatto in termini di partecipazione. Perché se avessero fatto 10.000 metri di centro di raccolta qui al magazzino e adesso le ditte si fondono, comprensorialmente adesso qui avremmo un conferimento dei comuni limitrofi. È la stessa logica che ha portato avanti adesso il vice sindaco. Apprezzo la marcia indietro, che credo sia stata obbligata perché c'era una rivolta in corso, e dico: cominciate ad ascoltare un po' di più i cittadini prima di prendere decisioni, non quando riescono a trovare il modo di farvi capire che state sbagliando. Presidio davanti all'ospedale di Massa del Comitato per la Sanità Pubblica, che chiede ulteriori inserimenti di personale appunto negli ospedali del territorio. Le ultime assunzioni da parte dell'ASL Toscana Nord-Ovest sono solo una goccia nel mare della carenza di personale della sanità. Questa, in estrema sintesi, la motivazione principale che ha portato il Comitato Sanità Pubblica Versilia ad organizzare un presidio di fronte all'ospedale Apuane di Massa per sensibilizzare la popolazione sulla grave situazione del personale sanitario. I membri del comitato hanno distribuito i volantini nel quale vengono riassunti i numeri che disegnano la situazione, definita ormai storica, ma che l'emergenza derivata dalla pandemia non ha fatto altro che accentuare. Io una volta volevo fare sciopero, fui precettato perché mi dissero che nella sanità, giustamente, in caso di sciopero bisognava garantire un minimo assistenziale. Il minimo assistenziale prevedeva 3 infermieri in turno, noi erano anni che lavoravamo in 2. Questo qui prima della pandemia. La pandemia ha accentuato questa carenza di personale, infatti è sulla bocca di tutti che se il Covid nel nostro paese ha avuto questi effetti così devastanti, no? Siamo oltre 150.000 morti ora, la responsabilità è attribuibile al fatto che non c'erano strutture territoriali adatte, non c'erano posti letto in terapia intensiva, nelle degenze normali mancava il personale. Si è rotto questa relazione fra l'utente e i lavoratori della sanità, perché file interminabili al pronto soccorso, risposte che l'utente non riesce ad avere, pone subito il suo avversario per l'utenza, il lavoratore della sanità, cosa che invece noi non siamo. Noi dobbiamo costruire un tipo di sanità, quel centro c'è il cittadino, e dove il lavoratore possa, tutti, dai lavoratori, medici, infermieri, radiologi, il 118, avere le condizioni per poter fare il lavoro per cui ci hanno assunto, cioè curare il paziente nel migliore dei
modi, da un punto di vista sanitario, ma io dico anche da un punto di vista umano e da un punto di vista che si interagisce con i bisogni della gente, a cui al centro c'è il bisogno del cittadino e il rispetto del lavoratore. Aperto in Viale Comparini a Viareggio il cantiere per la realizzazione del villaggio anziani, finanziato dalla Fondazione Pezzini con un investimento di 3 milioni di euro. Iniziati nell'area ex centro ippico di via Comparini a Viareggio, i lavori per la costruzione della struttura comunitaria, ovvero un villaggio, della Fondazione Pasquale e Olga Pezzini Onlus per l'accoglienza abitativa destinata ad anziani in difficoltà. Un intervento da oltre 3 milioni di euro che potrà raggiungere un potenziale massimo di 40 ospiti. Verrà creata una struttura per supportare il disagio sociale che stiamo vivendo in questa zona come un po' in tutta Italia. Saranno costruiti 18 mini appartamenti da 45 metri quadri ciascuno, dove ci sarà una zona giorno e una camera, ovviamente con il bagno, e 4 di 35 metri quadrati. Ci saranno delle aree di interesse comune, ovviamente, una sala ritrovo, un bel giardino dove ovviamente lo scopo di questo, definiamolo co-housing, che è un modo di ritrovo di persone che stanno vivendo questi disagi sociali, da poter stare insieme e supportarsi quando c'è necessità l'uno con l'altro. L'integrazione è l'obiettivo che si propone il nuovo villaggio in costruzione nell'area dell'ex maneggio grazie ad ampi spazi interni ed esterni. Una sala di circa 150 metri quadrati verrà destinata al luogo per la socializzazione con tavoli, sala lettura, con postazioni computer e TV. A quando l'inaugurazione del centro sociale residenziale? Dovremmo varare il tutto entro l'agosto del prossimo anno. Presidente, a quanto ammonta l'investimento? Siamo oltre i 3 milioni di euro complessivi. A Sant'Anna di Stazzema l'Associazione di giornalisti Articolo 21 ha donato una targa al Comune in occasione dei 20 anni della nascita appunto dell'associazione. Cerimonia di consegna a Sant'Anna di Stazzema della targa di Articolo 21 nel 20° anniversario della nascita dell'Associazione di giornalisti. Consegna alla quale sono intervenuti Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine Nazionale dei giornalisti, Saldro Benducci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, ed Elisabetta Cosci, consigliere nazionale dell'Ordine e portavoce di Articolo 21 per la Toscana. A ricevere la targa il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, che insieme al direttore del Parco Nazionale, Michele Morabito, ha annunciato l'iniziativa del 9 aprile prossimo per il primo corso di formazione per giornalisti sulla memoria e sulle fonti della storia, che sarà sviluppato in collaborazione col Parco della Pace di Stazzema e il gruppo Stampa Versilia. Sant'Anna di Stazzema è un luogo importante per festeggiare il compleanno di Articolo 21, ha detto Giuseppe Giulietti. La targa consegnata parla dei valori che costituiscono il DNA dell'associazione: la democrazia, i principi della nostra Costituzione, l'antifascismo, il dialogo e la libertà in primis, quella di informare e di essere correttamente informati, come recita l'articolo 21 da cui l'associazione prende il nome. Si chiude qua la prima parte di TG Versilia, tra poco la pagina sportiva. Bentrovati dalla pagina sportiva di TG Versilia. Dunque l'Hockey Forte dei Marmi acciuffa all'ultimo tuffo la vittoria contro il Sarzana. L'Hockey Forte dei Marmi ha battuto 3-2 il Sarzana in extremis. A 28 secondi dalla conclusione è arrivato il gol partita che porta la firma del difensore Xavi Rubio. La partenza molto sofferta da parte dei locali, che vanno sotto per la rete del vantaggio ospite di Galbas, che raddoppia poi con De Rinaldis la formazione di Mirko Bertolucci,
10. Ci pensa poi Cinquini ad accorciare le distanze per il rosso-blu. Nella ripresa c'è la rete di Pedro Gil per il pareggio momentaneo dei ragazzi di Mark Gual, che poi, come detto, riescono a 28 secondi dalla conclusione di questa partita con la rete di Rubio a vincere una gara che sicuramente è stata sofferta in rimonta nei secondi finali per un 3 punti che sicuramente fanno classifica e morale per la squadra. Nelle altre gare di posticipo si registra la vittoria del Lodi sul Sandrigo 5-2, quella del Follonica sul Correggio 4-2 e il pareggio Trissino-Valdagno 4-4, primi punti persi per la capolista che è comunque sempre sola a 46 punti. E adesso andiamo a vedere i riflessi filmati del turno infrasettimanale di Serie D. È stato un mercoledì positivo per le squadre di Serie D della provincia di Lucca. Il Real Forte Querceta infatti ha superato in casa l'Aglianese con il punteggio di 3-0. Ha sbloccato il risultato per gol al 39esimo del primo tempo, il raddoppio nella ripresa di Islamai al 29esimo e la rete della tranquillità è arrivata dal bomber di Paola a 5 minuti dalla conclusione della partita. Terza vittoria casalinga di fila per i nerazzurri che compiono così un passo in avanti in classifica. Mister Bonuccelli ha mandato al termine della gara un in bocca al lupo a Christian Brega, attaccante ospite che si è infortunato dopo 8 minuti dal via di questa partita, augurandogli una pronta guarigione. Il Seravezza Pozzi ha ottenuto un pareggio per 1-1 sul campo del Forlì. Dopo essere passata in svantaggio con la rete di Pera al 41esimo del primo tempo, c'è stato il pareggio di Mariotti al 22esimo del secondo tempo che ha permesso ai ragazzi di Massimiliano Incerti di portarsi a casa questo punto importante, anche se il tecnico ha ribadito che ci siano state troppe occasioni fallite dai suoi ragazzi. Pareggio sul campo dell'Atritium 2-2 del Givi Borgo con la rete del vantaggio dopo 8 minuti dal via di Bongiorni per i ragazzi di Vangioni. Il pareggio di Verde al 14esimo del primo tempo per l'Atritium che passa addirittura in vantaggio con Corioni al 28esimo. Il pareggio di Sal arriva allo scadere al 33esimo del primo tempo per un pareggio importante. Addirittura poi nel finale della partita la squadra di Vangioni rischia di vincere con un'azione importante personale di Sorbo che ha sfiorato il gol personale. Sarebbe stato davvero un bel colpaccio. Ma con questo si chiude la pagina sportiva di TG Novercilia, tra poco la terza parte del TG. Terza parte di TG Novercilia, la consueta rubrica degli auguri. Tanti auguri di buon compleanno a nonna Rosetta Bertagna di Vittoria Puana, che oggi spegne 85 candeline insieme alle figlie, ai nipoti e ai generi. E Azzurra Bandoni di Querceta, taglia al traguardo dei 18 anni, la famiglia, gli amici, tutti coloro che le vogliono bene si stringono intorno a lei per gridare uno strepitoso grazie per il privilegio di aver condiviso con lei ogni singolo splendido giorno. Con questo si chiude anche la terza parte di TG Novercilia, mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.